Buongiorno, sono la professoressa Antonetti e coordino dal 1999 il laboratorio di epigrafia greca dell'Università Ca' Foscari. Il laboratorio svolge attività di ricerca di carattere teorico-metodologico e indagini epigrafiche relative ad alcuni specifici contesti storico-culturali, come la Grecia occidentale, la Sicilia, Creta, la Venezia antica, pubblicando edizioni di testi epigrafici e approfondimenti critici su documenti e tematiche di particolare interesse. Suo scopo precipuo è la valorizzazione della dimensione storica dei testi epigrafici, anche in sede di didattica avanzata. Nell'ultimo decennio, il laboratorio ha sviluppato, anche grazie a finanziamenti di Ateneo e del Venice Center for Digital and Public Humanities, alcuni progetti di ricerca di carattere digitale che hanno riscosso un notevole successo presso la comunità scientifica. Il progetto Axon, iscrizioni storiche greche, diretto da Stefania De Vido, che propone una selezione digitale di iscrizioni greche liberamente consultabile in continuo aggiornamento, collegato con la rivista Open Access Ca' Foscarina Axon. Il Venice Quiz Project, da me diretto, che ha realizzato la pubblicazione digitale 3D della collezione di calchi cartacei di iscrizioni greche conservate presso il nostro laboratorio epigrafico e sta ora progettando un software web-based per la digitalizzazione dei calchi, offrendo così un concreto supporto a una migliore fruizione degli archivi epigrafici e alla loro pubblicazione in rete. E il database CREINS, Cretan Institutional Inscriptions, nato nell'alveo della ricerca di dottorato di Irene Vaionakis sull'assetto istituzionale delle realtà politiche cretesi dal VII al I secolo a.C. e che si configura come una raccolta dei documenti epigrafici pertinenti alle istituzioni cretesi di epoca arcaica, classica ed ellenistica, marcati secondo lo standard internazionale di codifica TEI EPIDOC. Il training epigrafico in laboratorio ha da sempre costituito una specificità del nostro approccio didattico all'epigrafia, così come lo è il passaggio di testimone fra allievi esperti e principianti. Ogni anno, a conclusione del corso di epigrafia greca, sono i dottorandi o gli assegnisti di ricerca a illustrare ai più giovani le principali attività del laboratorio e a guidarli in una rapida esercitazione sugli strumenti di base della ricerca epigrafica. Per ricordare solo i collaboratori degli ultimi anni, questo compendio di conoscenze collettive è stato portato avanti da Irene Vagionakis, Ivan Matiasic, Valentina Mignosa, Martina Saviano, Fabio Maielli e Maria Francesca Melloni. Affinché questa preziosa trasmissione di esperienze non si interrompa neanche in tempi di pandemia e per raggiungere i più giovani con strumenti comunicativi a loro più vicini e usuali, quest'anno le esercitazioni di laboratorio si svolgono nella forma di video tutorial. Mirando a una fruizione più estesa di quella consueta, il Venice Center for Digital and Public Humanities, che qui ringrazio, ci ha riservato uno specifico spazio web di comunicazione, che ospita dunque un'introduzione sia alle risorse di rete per l'epigrafia greca, sia ai nostri progetti. Axon, Venice Quiz Project e Cretan Institutional Inscriptions. Mi auguro che in futuro altri se ne possano presto aggiungere. Ogni video contiene le indicazioni essenziali per rivolgersi ai responsabili del laboratorio o del progetto. Ricordo tuttavia che chiunque desideri entrare in contatto con noi lo può fare liberamente rivolgendosi direttamente a me o alla collega Stefania De Vido o utilizzando la mail generale del laboratorio di epigrafia greca, che oltre al dominio di Venezia, Univeiti, riporta l'acronimo LabEPIGRE. Esprimo infine gratitudine al collega Angelos Kaniotis e alla dottoressa Miriam Elbers della casa editrice Brill per aver acconsentito alla libera diffusione online del video che illustra
funzionalità della piattaforma web del supplementum epigraficum Graecum da loro diretto ed edito. E così auguro buon lavoro.